Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo in diretta Soft Gym, stiamo per cominciare il nostro risveglio muscolare, quindi mi raccomando, preparate una sedia e un tappetino. Io ho messo la sedia in questo modo sul tappetino, appunto, così potete anche poggiare i piedi, no, sul tappetino togliendo le scarpe. Vediamo se c'è qualcuno in diretta con me. Intanto disponetevi nella vostra sala fitness, perché fra un minuto cominciamo, eh? Fra neanche un minuto cominciamo. Scusate, vediamo un po' se mi compare qualche nome. Al momento non visualizzo nessuno. Andiamo ad attivare il nostro timer. Ecco Cinzia, buongiorno. Eccola qua. Allora, possiamo iniziare, quindi attiviamo il timer e via. Buon allenamento a tutti. Andiamo a sederci direttamente oggi, ci accomodiamo. Allora, ci portiamo sulla sedia. I piedi sono ben posizionati a terra. Ok, scusate, mi vedo un po' storta. Allora, piedi posizionati a terra, ok, dritti, mi raccomando, ben poggiati, non li mantenete su, schiena distesa, ok, quindi bella postura, aprite il petto e le spalle, e da qui prendiamo aria e mandiamo l'aria fuori. Vai, 2, e giù, vai, 3, e giù, vai, 4, allunga bene la schiena, 5, rimani su con le braccia e solleva una spalla per volta, così mobilizza le articolazioni delle spalle, vai, ancora, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e da qui rimani su con le braccia e vai a ruotare il busto, porta un braccio avanti e indietro e porta lo sguardo indietro. Ritorna, allunga la schiena e ruota dall'altro lato. Vai, prendi aria e manda l'aria fuori. Ultima volta. E manda l'aria fuori, ritorna su e scendi, vai con l'attratto cervicale, quindi mento verso lo sterno e mento verso il soffitto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Da qui andiamo in rotazione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Flessione laterale, porto l'orecchio verso la spalla, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Andiamo con una spalla per volta indietro, così in scioltezza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tutte e due le spalle indietro, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Stessa cosa con le braccia, in scioltezza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Da qui tutte e due le braccia indietro, via, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok, adesso andiamo con il braccio destro in questa posizione, quindi portiamolo vicino alla testa, la mano sulla scapola e rimaniamo qualche secondo in questa posizione. Portiamo il braccio intorno al collo, quindi facciamo passare avanti, e la mano al centro della schiena. Spingiamo il gomito verso di noi. Da qui porta il braccio dietro, nascosto, abbassa bene questa spalla, mano sull'orecchio e fletto il capo lateralmente. Ok, sciogli, vai con le spalle avanti una per volta, così in scioltezza come prima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tutte e due le spalle avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tutte e due le braccia così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, insieme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8. Andiamo con il braccio sinistro vicino alla testa e rimaniamo in questa posizione. Braccio intorno al collo, mano diciamo al centro della schiena e spingo il gomito verso di me. Vado a nascondere dietro il braccio, abbasso la spalla e fletto. Ok, da qui sciogli, vai con il busto, da qui porta il braccio destro in alto, allungalo verso l'alto, distendilo e poi fletti lateralmente mantenendo le spalle in apertura. Vai, 2, respira, 3, 4, 5, 6, 7, e 8. Ok, da qui portati un pochino indietro, prendi la gamba destra, portala al petto e fai le circonduzioni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Accava una gamba sull'altra e da qui distendi e ruota a destra del busto, portando un braccio vicino alla coscia, l'altro braccio dietro la schiena, guarda indietro. Da qui ritorna, porta
il piede sul ginocchio, sciogli un pochino l'anca, in questo modo portando all'esterno e all'interno il ginocchio, mobilizzandolo, e da qui, se ce la fai, rilassati avanti. Ritorna su, porta la gamba distesa e scendi, mantenendo la gamba distesa, scendi con le mani verso la caviglia. Ritorna su, fai con la gamba sinistra al petto e vai per le circonduzioni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Da qui incrocia, accavalla la gamba sull'altra, distendi la schiena e ruota a sinistra. Questo braccio dietro la schiena, quest'altro vicino alla coscia. Guarda indietro e rimani. Da qui porta il piede sul ginocchio. Allenta un pochino la tensione dell'anca e poi rilassati avanti. Ritorna su, distendi la gamba e poi, mantenendo il ginocchio teso, vai giù verso la caviglia o verso la punta e rimani. Ritorna su e da qui mi sposto. Andiamo con lo squat, quindi facciamo 10 squat senza andare avanti con la schiena, dobbiamo spingere subito verso l'alto e poi ritornare sulla sedia per 10. Pronte? Poggiate bene i piedi, punte verso l'esterno, leggermente verso l'esterno e via. Usate le gambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e l'ultimo, 10, ritorna giù, da qui schiena dritta, andiamo a portare una gamba per volta avanti distesa, così piede al martello per 20 volte, via, 1, attiva il quadricipite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, cioè la voce è bassa oggi, 5, 6, 7, 8, 9,
e 20. Ok, recupera. Adesso distendi la gamba destra, poggia solo il tallone, mantenendo sempre la schiena distesa. Puoi anche, non so, aggrappare con le mani sulla sedia, così. Vado su e giù con la gamba distesa, sempre con il quadricipite attivo. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio gamba, vado con la sinistra, sempre distesa su e giù. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, da qui portiamo tutte e due le gambe distese, andiamo un pochino più avanti con il sedere, andiamo ad attivare l'addome, porto le mani sulle spalle così, braccia incrociate. Attivo l'addome, arrotondo la schiena, tocco lo schienale e ritorno su per 20 volte. Via. 1. Ovviamente i piedi non devono staccarsi da terra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Da qui, sempre gambe distese, mani dietro la nuca, scendo, tocco lo schienale, ritorno, vado con l'incomito verso il ginocchio e poi ritorno giù, alterno destra-sinistra, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 20. Ok, recupera, da qui sali, porta la sedia alla tua sinistra, questa è la posizione da assumere lateralmente. Andiamo ad attivare un pochino gli abduttori e gli adduttori, quindi gamba destra si apre, vado su e giù per 20 volte, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 20, recupera e poi usa la gamba sinistra adesso e porta
la gamba verso l'interno, quindi un calcio interno abbastanza alto per 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, più su, 7, 8, 9 e l'ultimo, 20. Girati verso la sedia e adesso porta tutte e due le mani a sinistra sulla sedia e fai questo movimento con l'anca, aprendo il ginocchio all'esterno, porta la punta sulla sedia e poi scendi di nuovo, via, per 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Da qui porta la gamba destra dietro, il braccio sinistro sale insieme alla gamba con slancio indietro. Quindi cerca di allungare tutti e due gli arti in direzioni opposte. L'altra gamba è leggermente piegata. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, porta la sedia dall'altro lato e vai, comincia con la riduzione per 20 volte. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora, 1, 2, vai, sollevo bene la gamba, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 20. Andiamo con la gamba destra verso l'interno, calcio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 20. Vai con la sedia in questa posizione, mani una sulla sedia, una sul fianco o tutte e due sulla sedia verso destra. Andiamo con questo movimento per l'anca. Vai, 1, 2, 3, apri bene il ginocchio, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, porta la gamba sinistra dietro e solleva il braccio verso l'alto contemporaneamente allo slancio della gamba. Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ah, da qui vai con i piedi dietro, così le braccia sono completamente distese, le ginocchia leggermente piegate, porta il sedere in alto e appiattisci la schiena. Rimani in posizione, respira. Avvicina il piede alla sedia e torna su. Gira la sedia, questa posizione qua, ok? Da qui porta un piede per volta sulla sedia e fa questo movimento con le braccia. Braccio destro, gamba sinistra, avanti. Poi cambio, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da qui porta la gamba destra, il piede destro sulla sedia. Mi raccomando, il piede non deve essere troppo avanti, ma diciamo massimo al centro della sedia, altrimenti la sedia può cadere. Portiamo le mani sulla coscia e andiamo a distendere l'anca e poi a distendere la muscolatura dietro la gamba e la coscia, quindi vedete, flesso, estensione. Se volete potete anche poggiarvi a lungo per fare questo. Pronti? Via, 10 volte. 1, andiamo ad allungare bene l'anca. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Da qui porta le mani sulla sedia, piedi sotto le anche, inarca e arrotonda la schiena. Quando inarchi devi guardare avanti e spingere il sedere in alto, quando arrotondi fai una bella gobba e guardi l'ombelico. Vai, 1, respira. 2, 3, mobilizza bene la schiena, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. Ritorna su, porta la gamba il piede sinistro sulla sedia, stessa cosa di prima, adesso estensione della gamba. Via, 1, 2, 3,
10. Ultima volta, mani sulla sedia, andiamo ad inarcare la schiena. Quando arrotondiamo la schiena, solleviamo sulle punte, ci solleviamo sulle punte, scendo in arco, salgo, arrotondo, prendi aria e mandala fuori. Continuo a mobilizzare la schiena, scendo, salgo. Vai, ultimi 5, 4, 3, 2 e l'ultimo 1. Piano piano su, prendi un bel respiro e stop. Abbiamo finito anche questa mattina con il nostro bellissimo risveglio muscolare. Io vi do l'appuntamento a stasera alle ore 19 con Total Body e vi auguro una buona giornata, un buon caffè e ci vediamo presto. Ciao!